Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di An Epic. Come vedete sono proprio all'interno della stanza del boss, mi sono preparato, potete vedere l'inventario là sotto, notevolmente cambiato, anche se adesso dovremmo cambiarlo. L'ho riorganizzato anche qua e dobbiamo andare contro Neuron, che sta dietro questa. Io ho già fatto un piccolo test per capire come sconfiggerlo, perché non è così semplice e praticamente dobbiamo liberarci della maggior parte delle cose che ho in inventario. Quindi cominciamo, vediamo di lasciarle. Dobbiamo lasciarle praticamente tutte le pozioni, perché questo mostro ha a che fare con la nostra mente. E tra l'altro devo lasciare le pozioni e poi spostarmi di un attimino perché devo lasciare anche le altre. Quindi senza che, cioè, potremmo sprecare queste, quindi vediamo di lasciarle in punti in modo che dopo possiamo recuperarle. Tenterà di farci usare le magie contro noi stessi, quindi lasciamo cadere anche le essenze, quindi possiamo azzerare praticamente le nostre magie. Questa la lasciamo, questa ci va bene e l'essenza gialla. Ah, scusate, l'essenza oro devo lasciare. Ok, così possiamo fare eventualmente cura e rigenero, possiamo ancora farlo, perfetto. Le pergamene di shock ci servono, che infatti le ho già messe qua. Altre cose che possiamo usare: abbiamo la piantina volante che tiriamo fuori perché è l'unica che può darci una mano. Spero ci possa dare una mano. Tra l'altro, ho la Strange Scroll, che è la pergamena per teletrasportarmi dai ladri per eventualmente recuperare le cose. E lasciamo cadere anche il nostro anello, perché ci farà usare anche questo anello, questa aureola per tornare indietro. Probabilmente lo stiamo combattendo. Dovrei essere a posto. Sto controllando un attimo se abbiamo tutto quanto. Mi voglio salvare ancora. Queste pergamene non mi interessano tanto. Eventualmente lasciamo anche queste pergamene. Non si sa mai che me le faccia usare una. Quindi lasciamole, perché questo è proprio un boss da affrontare a viso aperto con l'unica arma che avete a disposizione. Shock arcano mi servono, questa non mi serve. Pergamena del ritorno, lasciamo anche queste. Le altre sono tutti dei buff, quindi mi va benissimo eventualmente se dovessi sprecarle. Facciamo una controllatina veloce, dovrei essere abbastanza a posto. E ok, quindi possiamo partire con l'inventario semi vuoto, ma possiamo combattere contro questo personaggino. Direi di farci anche un regen. Ed eccolo che arriva. Come vedete ci si può arrampicare di qua e attaccarlo mentre scendete. E vedrete che lui mi farà continuamente questa magia qua. Mi fa perdere 4 di energia alla volta. Però io con la rigenerazione riesco a recuperare. E come vedete, una delle cose è rovina mentale, che è questa cosa qua che fa malissimo. Cioè, ma abbastanza male. E quindi bisogna cercare di colpirlo il più velocemente possibile. Facciamo così. Stai andando di là ancora? Ok, è morto il mio compare. Va bene lo stesso. Se ne tiro fuori un altro non cambia niente, perché non può, le magie non possono fargli assolutamente niente. Quindi dovreste essere più bravi di lui a fare queste cose. E niente, bisogna continuare a menarlo il più possibile. E il più velocemente possibile, anche perché non è che abbia magie infinite. Ho fatto anche un po' di spesa da Zoran, ho venduto gran parte dell'inventario, avrete visto. E tra l'altro, tra le varie cose, c'è anche il tentativo di suicidio adesso come magia, che è quella che vi dicevo, vi farà usare le pozioni, le magie, un po' di tutto. Praticamente ho fatto un piccolissima parte off camera perché, ma ancora qualche episodio fa, per vedere che tipo di boss era, perché non volevo perdere troppo tempo in modo che l'episodio se no risultava troppo noioso per voi, e quindi ho preferito provare a vedere come fare e pensare un attimo off camera prima di registrare l'episodio a che tipo di tattica, che sta funzionando a quanto pare, quindi devo dire che sta funzionando benissimo. Ci metteremo un sacco perché non abbiamo una grossissima arma. Però ci va bene lo stesso. Possiamo tirar fuori di nuovo lui? Sì. È un bug questo qua, che è morto ma non è morto.
dove stai andando? Dove stai andando? Tra l'altro la pergamena di shock la tengo perché se dovesse servire per contrastarlo, perché a volte si mette in delle posizioni in cui non posso effettivamente arrivare. Tanto è morto di nuovo la nostra piantina. E quindi per farlo spostare c'è bisogno di una, ad esempio, la pergamena che gli fa qualche danno. E quindi vedete che ogni volta che lo colpisco lui si sposta. E finché rimane là, a me va benissimo. Faccio 200 danni alla volta, siamo a metà energia, ci metterebbe un bel po' di tempo. Ok, stiamo andando dalla parte sbagliata, quindi rimettiamoci questo. Come vedete, io proverò a tirare fuori ad esempio il drago. Vedete cosa gli fa al drago? Ah, si è spostato un'altra volta. Prova a sparargli. Esatto, vedete che torna indietro e se uso le frecce. Ho bisogno di fare la mia magia. Perché non posso fare la magia? Mi fate fare la magia? Perché non posso fare la magia? Oh! Ah, perché ho silenzio, quindi non posso fare magie. Maledizione. Vabbè, allora cerchiamo di menarlo il più velocemente possibile. Ok, è finito l'effetto, quindi vai. Perché ho anche l'abilità silenzio, mi vieta di fare magie. Però c'è un momento in cui smette, che è il momento in cui lo colpiamo. Quindi possiamo fare continuamente la nostra rigenerazione come vogliamo. Se tiriamo fuori l'arco e proviamo a sparargli. Tanto è incolpibile, no. Vedete la freccia? Esatto, è tornata indietro. Aiuto, 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 muoio. Basta, smettila. Ok, shift 3. Ok, mi sono curato abbastanza. E dobbiamo ancora però usare questa. E usare di nuovo questo. E questo. Ok, ce l'ho fatta in tempo. Rimettiamoci la nostra arma. E facciamo shift 3 per curarci il più velocemente possibile. Settantuno, bene. Dove vai? Oh, adesso vado anche al contrario. Sto prendendo la direzione sbagliata per muovermi, però. Ok, non è un grosso problema. Dammi la rigenerazione, grazie. Proviamo anche a curarci. Adesso di nuovo al contrario, perché man mano che cercate di colpirlo vi farà sempre più debuff a quanto pare. È finito l'effetto. Qua curiamoci. E rigeneriamo ancora. Influenza mentale, rovina mentale, silenzio, confuso. Confuso probabilmente è quello che mi fa andare al contrario, come potete vedere. Anzi, come voi non vedete, ma io sto usando i miei comandi al contrario. Ho il tempo giusto giusto per curarmi, perché è bella tosta. Ok, dai che ce la stiamo facendo. Ops, di nuovo. Usiamo una pergamena per sicurezza. Tutti sposti di là, io ti colpisco da qua sotto, no? Vedete che addirittura controllo mentale, che era quello che mi fa usare pergamene e pozioni varie, che però in questo momento sono tutte a terra. Salta di qua. No, non ce la faccio da qua. Ok, corri, corri. Rigenera. Mamma mia, quanta roba. Salta, salta. E che ce l'abbiamo così fatta. Ormai mi sono abituato ai comandi al contrario.
Mi sa che è troppo lontano. Sì. Quanti status? Ta! Vedi che ci siamo quasi. Cura. Un bel colpo critico. No, però sta funzionando la mia strategia. Bene, bene, bene. Come vedete, i ladri non stanno arrivando, quindi le pozioni sono tutte là. E ce l'abbiamo fatta. Uff, che fatica. Prendi questo, e questo è il quarto. Perdo, soffo, Pedro, Sofort. Oddio, una citazione del Grande Fratello addirittura. Non può essere, è impossibile che una creatura insignificante come te abbia ucciso quattro dei grandi guardiani. Come vedi, invece, è possibile. Ora, se permetti, vado ad aumentare le mie collezioni di chiavi e monete. Ok, possiamo recuperare tutto. Vediamo di recuperare tutto quello che possiamo, tra cui la chiave delle catacombe. Probabilmente dovrò risistemare il tutto. Adesso abbiamo la chiave delle catacombe. Devo dire che è andato tutto al posto giusto. E la chiave delle catacombe la possiamo mettere qua. Mentre questo libro lo teniamo qua in mezzo ai nostri averi. Questo va di qua, questo va di qua. Ha fatto un bel... Proprio come l'avevo impostato io, insomma, con le essenze, le pergamene, le bottiglie varie, armi e equipaggiamento. Ok, fatto questo possiamo andare nella mappa, prima devo uscire da questa stanza e andiamo a esplorare quelle che sono le catacombe, però prima devo tornare laddove c'è la mappa, quindi posso fare direttamente Shift 0, che non funziona perché questo 0 non è lo 0 del block number. E le catacombe dove sono? Tantan tantan, chiave libreria. Qua c'è la chiave libreria. Questo uovo, stanza di grinding, chiave del laboratorio, chiave delle catacombe, immagino siano in basso. Tan 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 tan, miniera, Zoran, catacombe, eccolo qua, quindi è una stanza a sinistra e due stanze in basso. Intanto salviamo, mettiamoci fuori Dragon, che è sempre d'aiuto, il nostro draghetto, e vediamo di andare... No, non qua, ma devo andare al piano di sopra e due stanze sotto da qua. E adesso abbiamo la chiave giusta per poter esplorare un'altra zona e continuiamo all'interno di questo gioco che durerà ancora un po'. C'è ancora un bel po' di strada da fare. Questa l'abbiamo già aperta, era la chiave per andare qua sotto verso le fogne, se non sbaglio. Qua è dove abbiamo combattuto la statua gigante, se vi ricordate. E c'era una stanza di sotto, sì, di qua. E lì abbiamo la chiave per andarcene via nelle catacombe, quindi possiamo esplorare nuove zone. Qui sarebbe forse più indicato Koldax, perché mi sembrano mostri di fuoco questi, ma non ne sono sicuro. Penso di sì, perché non lo vedo attaccare, quindi facciamo Shift 7 per evitare. Sì, esatto, adesso Koldax sta attaccando quando li trova davanti. E abbiamo una nuova chiave che ci permette di andare da questa parte verso le catacombe. Zeratul, hai mai concluso? Io ho cosa? Hai mai concluso? Schiacciato, inzifonato, sai, la bestia con due buchi. Non comprendo le parole che ti escono dalla bocca. Sei mai andato a letto con qualcuno? Hai mai fatto sesso? Fornicare, io? Mai! Sono un essere superiore, sono libero da questi disgustosi istinti primitivi. Ah, quindi niente. Certo che no, la copulazione è per le creature fatte di carne. Sì, quindi tu da dove vieni? Sono stato creato dalla potente magia del mio grande signore, Lord Arnacon. Dalla magia? Ne sentite di cazzate prima d'ora, come la cicogna o che i neonati vengono scaricati da internet, ma questa è ancora più assurda. Sei sicuro che il paparino non abbia messo un seme in Mama Umbra? Assurdo! Non so, Zeratul. Non credo che esseri senzienti possano essere creati dall'aria. E ti ricordi tutto ciò che è successo quando sei stato creato?
Esattamente, il mio primo ricordo è una stanza con rune arcane e un circolo di necromanti attorno a me. Figata, se ci passano vicino, fammelo sapere, sono curioso di vedere dove sei nato. Impossibile, quel posto è tabù, neanche io posso andarci. Challenge accepted. E andiamo verso le catacombe. Quanti? Ok, fuori questo. Vediamo se facciamo più male col fuoco. Facciamo decisamente più male col fuoco. Ho visto 100. Sì, ho visto 100 danni, perfetto. Morendo. Ok, curiamoci un attimo, adesso che giustamente posso usare le magie. Quindi vediamo di curarci per bene. E tra l'altro devo prendere qualche essenza rossa che mi potrà servire. Perché queste non servono più di tanto. Se no possiamo fare così. No, scusate, non così. Au. Ok, prendiamo le essenze rosse. Voglio shift 9 e shift 3 e shift 2. Ok, ce l'abbiamo fatta. Facciamo shift 4. Poi lanciamo queste. Oh. Sono veloci, eh. Io dovrei usare queste. Però li uccidiamo tipo con calma. Tanto ho solo 300 frecce. Dovrei fare un po' di acquisti, visto che ho 1000 monete da poter utilizzare. Purtroppo ho solo poche cose, quindi dovrei effettivamente potenziare il mio personaggio in aree specifiche, perché effettivamente l'esperienza prima di fare un livello ci vuole un sacco di tempo, quindi è un po' difficile effettivamente. Bisogna personalizzarlo in sostanza, se si vuole fare più con le magie del fuoco, più con altre cose possiamo farlo diventare un guerriero, un mago, ma non tutti e due assieme. Poi continuiamo, direi che possiamo andare dritti perché dopo la terza volta avete rotto, meno che non voglia fare un po' di esperienza. Così. Così ci eliminiamo un po' la strada. Vediamo se riusciamo ad arrivare a livello 10. Io continuo a scappare, intanto che ci penso al mio traghetto. Aiuto, 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 aiuto. Ok, andiamo di qua, ci curiamo un attimo. Intanto siamo dentro le catacombe, vediamo anche dalla mappa. Sì, questa è una stanza viola, finalmente. E curiamoci per bene. Vediamo anche che il nostro amico riprenda un po' di energia. E poi possiamo anche lanciare noi il nostro palo di fuoco. Ok, tutto questo per ben 9 monete. Quella cosa là non mi piace per niente, ma non posso puntarla. Pensavo di potergli sparare tipo in qualche maniera. Catacombe, Varg non ammessi. Ok, vediamo di esplorare un po' questo postaccio. Abbiamo un modo già per tornare qua, il che mi fa piacere. Andiamo di qua. Perfetto che c'è anche una scala. Abbiamo già completato questa e vediamo di aprire
un passaggio che ci porta in basso a sinistra. Qua siamo zona viola. Ok, possiamo andare di sopra e andare di sotto. Io direi di andare prima di sopra, però non adesso cadrò io. Comunque. Di qua c'è un negozio, quindi andiamo a esplorare prima questo a sto punto. C'è il negozio, è un negozio molto molto semplice con i nostri due Fedora e Ubuntu, vediamo di armi, pugnale a onda, Falchion 123, 100, 300, scetto di fuoco, possibilità di danno, da critico, danno critico da fuoco, wow, bisogna avere mazze livello 10 però, e noi in questo momento abbiamo mazze livello 5, ok, quindi il prossimo livello eventualmente possiamo fare tutto quanto da questa parte, avere una super mazza, che fa 300. No, fa 220 di danno. Ah, ok, stavo leggendo dall'altra parte. Ascia da combattimento, ascia livello 11, quindi sono belle forti tutte quante. Qua abbiamo le frecce arcane e un arco lungo che fa 130 di danno. E bisogna avere però, come vedete, archi livello 11, quindi tutto quanto è spostato molto in là come cose. E in più abbiamo l'armatura di Blaster che abbiamo e stiamo quasi per raggiungerla. E questa invece è di livello 10, noi abbiamo livello 9. Mentre la nostra maga, vediamo cosa ci vende. Tomo di infravisione, evoca blocco di ghiaccio. Posso imparare imbevi col fuoco, rallenta veleno e teletrasportare cantacombe. Questa ne compriamo una. Compriamo questo e compriamo questo. Non ci servirà tanto rallenta veleno ormai, ma potrebbe essere buono. Intanto, come potete vedere, qua c'è Robes di livello 7 e se non sbaglio non so perché adesso questa non posso metterla. No, perché dice che è ancora a livello troppo basso, anche se non credo sia vero, visto che abbiamo qualcosa sotto livello 3, forse è questo? Non ho ben capito ancora cos'è questa cosa del Robes, probabilmente dovrebbe esserci un'altra caratteristica che non è armatura, che è Robes, quindi vestiti, toghe. Intanto andiamo qua e ci impariamo queste magie, che possiamo farlo perché erano scritte in verde. A meno che adesso mi è venuto un dubbio. Non è che magari, forse adesso vediamo, forse ho risolto l'arcano. Se mi tolgo l'arma, no, non posso equipaggiarlo. A vedere la quantità mi permette di averlo qua, ok. Quindi effettivamente posso, non so, fare sulle frecce, ad esempio, vedere la quantità mi mostra quante frecce ho, vabbè che è scritto anche qua. Però tra le varie essenze, che adesso a quanto pare ho tutte e sei, posso aggiungere anche altre cose. In questo momento non ne ho però che mi interessano. Parte forse queste. Così sappiamo quante risurrezioni possiamo ancora fare. Ho imparato nuove magie che sono la rallenta veleno e imbevi col fuoco. Questa è verde ed è qua sopra in realtà. Ah no, ok, perché posso decidere io come metterle. Quindi è una magia che l'abbiamo vista e questa è impregna la tua arma di fiamme per un breve periodo, causando danno aggiuntivo da fuoco, possibile solo su spade e archi, quindi non sulle asce. Non... Vabbè, ho speso per niente, sembra, nel senso che non è che siano delle armi, delle magie utilissime. Ma continuiamo a esplorare questo posto. Vediamo di fare un'esplorazione sommaria all'inizio per cercare di capire come è fatto questo dungeon e poi andremo a cercare le cose più effettivamente perché tanto io sono senza arma. Aia, fa malissimo questo, tra l'altro combattono velocissimi. Purtroppo il nostro drago è morto, ma adesso possiamo resuscitarlo. Quindi, resurrezione. E sì, vi dicevo, faccio un'esplorazione sommaria perché voglio sbloccare alcune quest, in sostanza. Perché mi è capitato di esplorare per bene tutto. Aia, 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 aia. Ok, era una trappola. Aia. Questo ha fatto parecchio male. Vediamo di metterci una pergamena, anzi tiriamo via lui e ci mettiamo la pergamena di protezione arcana, immunità arcana, eccola qua. Vediamo se posso entrare qua dentro. Sì, esatto. E quindi possiamo puntarli e via. No? Cos'è?
Ok, ce l'ho fatta con la pergamena di immunità, come avete visto, e ho preso un bel po' di incantesimi, giusto per vedere. Ok, questa è una stanza diversa dalle altre, ma torniamo. Ah, torniamo semplicemente di qua. Qui abbiamo una stanza boss, lo scopriremo. Tiriamoci fuori eventualmente lei, il nostro draghetto. Vuoi nascere di nuovo? Senti, non sono tipo religioso. Ho un potente artefatto che potrebbe dare te una seconda possibilità. Non capisco, seconda chance per cosa? Per tornare indietro e rimediare i tuoi errori, per fare di nuovo le decisioni fatte in passato. Ah, allettante. Se tu è interessato, ti do in cambio di essenze blu e arcane, scelta è tua. L'artefatto cancella tutti i tuoi punti skill, così puoi ridistribuirli di nuovo. Ottima questa cosa. Potrei effettivamente ricominciare da capo la distribuzione e quindi rimetterli a posto in modo da avere più punti da una parte e dall'altra, quindi personalizzare. Scrivete magari nei commenti, perché siamo verso fine episodio, come potrei personalizzarlo. Ci mancano ancora un bel po' di essenze arcane, ma segniamoci questo posticino. Reset skill lo chiamiamo. Così eventualmente torneremo qua a fare proprio questa cosa. E comincia il cominciato, è esattamente quello che potremmo fare. Qua possiamo andare avanti. Scendiamo. Aiuto, 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 aiuto. Ok, sono caduto nell'abisso. Così vediamo anche quanto grande è questo posto. Esploro un po' a casaccio ancora per qualche minuto. Come avete visto, c'è stato un attacco abbastanza così. Se facessi questa, adesso che ci penso, io potrei fare cura. Se vado di là e riesco a fare questa. Ok, non funziona. Perché non mi funziona il sonno? Ok, si vede che non funziona il sonno adesso. Andiamo via. E qua c'è un'altra. Vorrei arrivare fino là se riesco. Un'arma troppo lenta. Devo cambiare arma. Forse è meglio mettersi quest'altra arma. Me la sono lasciata apposta. Facciamo uno, perché forse adesso funziona meglio. Anche se effettivamente potrei prendermi qualcos'altro di più forte. Io voglio cercare di arrivare là e attivare quel portale. Eccoci. Ok, così abbiamo attivato i due portali delle catacombe. Adesso bisogna esplorare ancora un po'. Eventualmente cercare il guardiano che sta qua dentro. Qua c'è una porta tutta sola. Monete, un bel po' di monete. Andiamo da questa parte, visto che possiamo andare solo di qua se non arriva l'ascensore. Questo è l'ingresso per il posto in cui sono stato creato, non ti faranno mai entrare. Oddio. Via. Via. Scappa. Noctis Umbra, che ci fai qui? Questa zona è proibita alle ombre. Mi ha invitato il Grande Lord. A che scopo? Per assistere alla creazione di un'altra ombra. Non ho conoscenza di nessun comando di questo tipo da parte del Grande Lord. E perché me l'hai detto solo qualche istante fa? Quando è successo? Come lo ha comunicato? E che razza di corpo è quello che stai possedendo? Fanculo alle chiacchiere. Aiuto! Aiuto, aiuto, aiuto. Direi che è un po' difficile andare in quella stanza. Quindi questa la chiamiamo Devasto e Disagio. Ok, e direi che siamo a posto e aspettiamo l'ascensore magari per andare da un'altra parte. Questa la trasportiamo di qua. Vediamo adesso, abbiamo delle stanze sia a destra che a sinistra dove andare. Prima di qua.
Qua c'è qualcosa? No. Qua sotto? No. Tiriamo fuori Drago, però prima devo resuscitarlo un'altra volta. 9. Funziona molto meglio questa cosa, perché colpisce più velocemente. Tra l'altro fa molti più che altri critici. Stavo dicendo critici. Perfetto. Qua continuiamo ad esplorare ancora un pochino. Torniamo indietro. Ancora un po' più in là. Tanto stiamo facendo anche una discreta esperienza. Ok, qua sono decisamente troppi. Ok, proviamo ad andare dall'altra parte, giusto per vedere l'ultima stanza prima di chiudere l'episodio, perché siamo anche sui tempi giusti. Qua abbiamo finito questa stanza e qua a quanto pare c'è una missione secondaria. Una scintilla di vita addirittura. Vediamo magari di attivare questa missione se ci arrivo. Aiuto, quanti sono? Sono tantissimissimi. Ok, sono anche troppi. Sono anche troppi e quindi ci vediamo al prossimo episodio di questo Let's Play An Epic. Grazie per essere stati con me e grazie della visione. Come al solito, io sono East Brave. Namaste and be brave.